Buongiorno. Oggi è venerdì e io e Thomas stiamo per andare a Milano perché andiamo ad un concerto, tanto per cambiare, degli Ex Otago, se non li conoscete sentiteli. Comunque sono un gruppo di Genova in realtà, ma andiamo a sentirli a Milano perché sì. Siamo sul Flixbus, sono le 8:30 e tra un po' partiamo. E quindi mi è sembrata una buona idea portarvi con noi, come al solito. Com'è stato questo viaggio? Ah, veloce, ormai quelli da 2 ore non mi pesa. Siamo arrivati a Milano! Non è questa, perché questo è il nostro Airbnb. Ecco il Duomo. Ciao! Noi siamo arrivati a Milano da un pochino, in realtà ormai da 2 ore. Più o meno, e ci abbiamo messo un po' a trovare l'Airbnb perché anche l'anno scorso ci eravamo persi. Scusate per la mia faccia perché io non capisco, però oggi sono, ho la faccia stanchissima. Comunque siamo arrivati nel nostro Airbnb, abbiamo preso una stanza nell'appartamento di una signora tanto carina e gentile e, in cui siamo stati anche tra l'altro poco più di un anno fa. Adesso ci riposiamo qualche minuto, poi iniziamo ad andare, andiamo a prendere il tram e ho bisogno di prendere un caffè assolutamente. Poi vabbè, in realtà è quasi ora di pranzo. Ne abbiamo fatto uno spuntino sul tardi, però vedremo come fare. Oggi è una giornata tutta sballata e poi gireremo per Milano, quindi vabbè, vediamo che cosa faremo, vi renderò partecipi. E poi stasera qua vicino c'è il concerto degli Ex Otago. Thomas ha appena deciso di fare una strada alternativa e vedere se riusciamo ad arrivare a prendere il tram lo stesso. Stavo andando di là e ora andiamo di qua. Seguiamolo e non vi garantiamo niente. No, oh no! No! L'ho quasi picchiato! Solo di averlo ripreso! Piccioni e assassini a parte, siamo per mangiare. E siamo anche per dire, no? Pagate! Sì, ma io te l'ho salvate. Siamo dal Duomo, io non so perché oggi ho la faccia così malata. E tra l'altro prima abbiamo fatto un incontro carino perché abbiamo incontrato i Pozzolis. È stato troppo divertente. E basta, niente. Adesso mangiamo e più tardi ci rivediamo. Siamo al Duomo. C'è un sacco di gente ed è venuto il sole, quindi sono contenta. Adesso c'è stata una cosa simpatica perché Thomas mi stava facendo una foto e io ho perso il piercing che è tipo finto, quindi cade ogni tanto. E un signore gentile che passava l'ha trovato mentre noi lo cercavamo da 5 minuti come due scemi. E va, è cool. E adesso niente, andiamo a girovagare. Ci piace sto sole, ci piace. Buonasera, noi siamo spariti per un pochino perché in realtà poi oggi abbiamo girato ancora un po', abbiamo fatto un po' di spesa per la cena e siamo venuti qua a casa. E adesso sono le 8:30, tra mezz'ora inizia il concerto e per fortuna è qua dietro. Quindi direi che vi lascerò qualche ripresa del concerto e noi ci aggiorneremo domani. Tra l'altro ho un mal di testa atroce, ho preso un Festen e spero che mi faccia qualcosa perché non ce la sto facendo più. E niente, speriamo che sia un bel concerto, ma sono sicura che lo sarà e noi ci aggiorniamo domani. Oh, no.
Buongiorno a tutti, secondo giorno a Milano. Allora, ieri sera è successa una cosa che mi ha fatto rimanere malissimo, perché io vado convintissima al concerto, mi porto la mia Nikon, io ho sempre portato la Nikon ai concerti, nessuno mi ha mai fatto problemi, e arriva una guardia grossa quattro volte me e mi dice no, tu non puoi portare la Nikon dentro, se non è autorizzata, bla bla bla. Quindi me la stava facendo lasciare dal guardaroba, cioè me l'ha fatta lasciare dal guardaroba. Oppure la metti in macchina e fai, sì ma noi non abbiamo una macchina. Sì, infatti, e quindi niente, me l'ha fatta lasciare dal guardaroba, io vado lì tipo così, inoltre vedo che il guardaroba costa 5 euro, io ero tipo ma che scatole, cioè sono genovese in ste cose, abbiate pazienza, però non era una cosa prevista, infatti la tizia del guardaroba è stata carinissima e mi ha detto tranquilla, non mi pagare, te la tengo io, poi vieni a fine concerto a prendertela. Ci sono rimasta molto male perché volevo fare dei video un po' più carini di quelli che probabilmente avrete visto, perché li ho fatti col telefono. Tolto questo, è stato un bellissimo concerto. Tu cosa ne pensi? Sì, molto bello, mi piace un sacco. Ci siamo divertiti molto, la musica era bella, ma vabbè, quello lo sapevamo già. Perché poi la cosa che fa ridere è che noi siamo venuti appunto a vedere questo gruppo, gli Exotago, a Milano. Ma in realtà, cioè, il sabato sera nei vicoli a Genova, noi volendo li andiamo a sentire, a volte suonano così tranquillamente. Cioè, è capitato che suonassero in giro così a Genova. Basta, siamo tornati a casa, neanche troppo tardi. Cioè, devo dire che ieri è stata proprio una di quelle serate che te le godi così, sono tranquille, no? Sì, è stato un concerto sicuramente organizzato bene, e c'era tanta gente perché alla fine era pieno, però nonostante il casino, giustamente, nel senso che si fa e tutto, poi finito, tutti tranquilli, si esce, rispetto magari a un concerto dei Royal Blood che abbiamo visto sempre un anno e mezzo fa al Fabric, che per carità è bellissimo anche quello. È un altro tipo di musica però. È bello, però sì, è un altro tipo di musica. Un rock bello strong. Quindi, e quindi tutte le persone poi quando esci, cioè, sono ancora più gasati di prima e si ammazzano, quindi è un po' impegnativo. Esatto, e invece no, questo è stato proprio un concerto carino, tranquillo, pacato e bene, sono contenta così. Quindi oggi, allora, sono le 11, io sono già lavata, truccata, sono ancora in pigiama, però tipo ho già fatto tutto, quindi sono in pace col mondo. Io no, sono così. Lui no. No vabbè, in realtà oggi abbiamo deciso di prenderci la mattinata tranquilla, perché noi abbiamo il Flixbus per tornare a Genova stasera, però vogliamo appunto prendercela comoda, non correre, poi oggi giriamo ancora un po' a Milano, ma siamo carichi comunque con lo zaino e tutto, quindi take it easy. E niente, adesso appunto sono le 11, abbiamo fatto colazione da poco. Ci guarderemo qualche puntata di How I Met Your Mother, che voi non avete idea, ma è la mia nuova ossessione della vita proprio, quindi ci sono dentro nel mezzo, nel pieno. E poi niente, più tardi ci facciamo qualcosa da mangiare qua a casa. Sì. Sembra che tu stia nascondendo la sbornia, tipo. Non abbiamo bevuto. Sono gasata perché oggi pomeriggio, sì, prendiamo poi penso un aperitivo con la cugina di Thomas, che non ho ancora conosciuto, cioè stiamo insieme da 2 anni, ma cioè, ho conosciuto una cugina, lei no. Quindi bene, sono contenta e basta, iniziamo la giornata, anche se io vorrei dormire. Oggi pranzetto super dietetico e leggero, ma almeno rimaniamo leggeri con lo stomaco prima di andare in giro. Chef Stoney, ho fatto la carne perché io la brucio anche quella. Un po' di limone? No, io no, grazie. Ok, anche io. Ciao al nostro Airbnb, ci vediamo alla prossima. Dice Stoney che si prepara. Thomas, aspettiamo sua cugina, intanto osserviamo quei bimbi che giocano a palla. Sono bravi. Vuoi dargli dei consigli? Buonasera, sono le quasi 8 e noi stiamo per tornare a casa ufficialmente. Si arriva al bus. Deve arrivare ancora il nostro bus. Comunque è stata un'avventura milanese molto carina. Scusate l'inquadratura, ma ho il braccio che non mi regge più. Ho lo zaino pesantissimo e tipo la videocamera alla spalla da tutto il giorno, quindi sono un po' morta. Aspettiamo il nostro Flixbus e torniamo a Genova, che dopo 2 giorni inizia già a mancare e poi sono... Io vado a fare un po', ciao! Io non so perché questo uomo ha dei problemi. Ci andiamo ad accomodare sul pullman, speriamo che sia fattibile il ritorno.
viaggiare in pullman, ma viaggiare in generale è sempre un po'. È sempre un po' un rischio, dipende da chi trovi come compagno di viaggio.